Serie positiva casalinga di 8 risultati utili. Il Chievo vuole proseguirla contro la Regina, tornata al successo domenica scorsa dopo 6 gare senza vittorie. Nel 4-4-2 dei Veneti hanno grande importanza i movimenti degli esterni, come Franceschini che al quarto si inserisce sul lancio di Malagò prolungato da Mauri. Da lì la porta è piccola e Pellizzoli la chiude. La risposta al settimo, Cozza porta palla. Amoruso vuole il passaggio ma rischia il fuorigioco e così il capitano conclude da solo. Prima parata di Squizzi che sostituisce lo squalificato Fontana. La mezza punta della Regina è in evidenza anche al 12esimo, resiste tra due avversari e calcia praticamente da terra. Ritmo che rimane basso tra due squadre poco propense a concedere spazi. Per un po' si ricorre allora a soluzioni forzate. Giunti al 17esimo mette fuori, Cozza su punizione da lontano spera in una papera di Squizzi che non arriva. Si sbadiglia fino alla mezz'ora, poi si rivede il solito Chievo. Per esempio quello che al 34esimo appena ruba palla ribalta l'azione con lancio per il movimento delle punte. Giunti per tiribocchi, l'attaccante conclude debolmente. Al 35esimo ecco invece il Chievo che va sugli esterni. Cross di Franceschini, a Mauri sovrasta Lucarelli e la cosa migliore la fa Pellizzoli. Il primo tempo si chiude coi gialloblu ancora pericolosi. Angolo di Semioli, uscita di Pellizzoli e Biondini salva sul sinistro di Franceschini. A vuoto il successivo tentativo di Scurto che gioca al posto dello squalificato Mandelli. Si ricomincia senza cambi e con tiribocchi che sfugge a Lucarelli sul colpo di testa di Amauri, ma è fuori gioco. È anche un avvertimento però per la Regina, attenzione alla testa del brasiliano. E infatti al secondo eccola salire sul cross di Lanna per incrociare sul primo palo. De Rosa sovrastato, Pellizzoli battuto. Quarto gol in campionato per Amauri, a segno anche 7 giorni fa a Parma. A questo punto Mazzarri inserisce Vigiani per Biondini a centrocampo. Pilone al 18esimo fa respirare tiribocchi e ripropone Pellissier. Il più pericoloso della Regina comunque rimane Cozza, stoppato al 20esimo da Scurto dopo un primo tiro sbagliato da Lucarelli. Il difensore rimane a terra colpito dal suo compagno Danna, Chievo in 10 uomini per 2 minuti e quasi gli ospiti ne approfittano con Mesto, che chiude il contropiede tra le braccia di Squizzi. Poi Scurto rientra per arrendersi 8 minuti dopo. Fa in tempo però a vedere dal campo il capolavoro dei compagni. Pellissier si libera con una magia, la palla passa da Giunti a Mauri e torna a Pellissier, 2-0 al 30esimo. Ottavo gol stagionale per la punta e applausi per un'azione di squadra condotta con intelligenza. Gara praticamente chiusa anche perché la Regina è sfortunata al 36esimo. Lucarelli in mezzo per Amoruso che di testa scheggia la traversa. Dal possibile 2-1 al 3-0 ci vuole poco. Al 41esimo Malagò lancia Semioli inseguito da Tedesco. Ci sono dubbi ma per il giovane Stefanini è rigore. Amauri spiazza Pellizzoli e porta a 5 i suoi gol in campionato. Quando poi sembra tutto finito, all'ultimo secondo spunta un erroraccio di De Rosa che colpisce Pellissier lanciandolo di fatto verso il 4-0. E così la serie positiva del Chievo al Bentegodi arriva a quota 9. La Regina rimane sopra la zona B, ma per farcela deve migliorare fuori casa.